Ciao amici di Molise Web TV. Ancora una volta, Yelsi ha saputo stupire con le sue composizioni realizzate con chicchi di grano. Più di una quarantina i carri e traglie che hanno stupito, rapito, fatto sgranare gli occhi ai tanti e tanti visitatori accorsi qui da tutta la regione e oltre per ammirare queste che sono vere e proprie opere d'arte. Come ogni anno si sono visti qui a Yelsi tanti, tanti visitatori, rendendo il piccolo paese per un giorno il centro di tutta una regione. Tradizione e amore, cultura del bello, coniugate ad una profonda voglia di essere fedeli della Santa da quel lontano 1805, giorno triste per un terremoto tremendo che si abbatté su tutta la regione, portando così con questa passione e amore a realizzare questi carri così particolari. Tanti e tanti chicchi di grano incollati uno a uno per comporre mosaici unici e stupendi su carri trainati da trattore ma anche dalle traglie. Vecchio mezzo di trasporto dei contadini di una volta, che rivive così per la festa di Sant'Anna. Traglie, fatte da particolari assi di legno uniti in modo tale da formare un carro che, trainati da forti buoi, era il mezzo di lavoro insostituibile ed economico, caposaldo di tutta una tradizione rurale. Tradizione contadina che rivive nel ciclo del grano dalla ratura al raccolto, mettendo così in risalto come la terra dà buoni frutti quando ben trattata. Paese è tutto un brulicar di spine, di trecce di grano, di gioia e voglia di esternarla. La festa del grano di Yelsi allora, ancora una volta, ha sbalordito, ha incantato, in un caldo giorno d'estate, regalando attimi di vero trasporto. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.